Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme dei buonissimi biscotti a base di farina di grano saraceno e arricchiti con gocce di cioccolato, perfetti da inzuppare nel latte. Vediamo insieme quindi che cosa ci serve per prepararli. Gli ingredienti che ci occorrono sono 100 g di farina 00, 100 g di farina integrale e 100 g di farina di grano saraceno, 120 g di burro, 60 g di zucchero semolato e 60 g di zucchero di canna, un uovo, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale e delle gocce di cioccolato. Mescoliamo nel nostro mixer le tre farine, quindi la farina 00, la farina di grano saraceno e la farina integrale, e ci aggiungiamo lo zucchero. 60 g di zucchero di canna misto a 60 g di zucchero semolato e diamo una prima mescolata. Aggiungiamo poi mezzo cucchiaino di lievito e un pizzico di sale e rimescoliamo. Aggiungiamo l'uovo e facciamo sciogliere in un pentolino il nostro burro. Aggiungiamo a questo punto anche il burro sciolto o comunque ben ammorbidito e le gocce di cioccolato. Mescoliamo bene il tutto. Ed ecco il nostro panetto bello pronto, dopo averlo lavorato per 5 minuti con le mani. Fate attenzione perché questi tipi di farina risultano molto friabili e quindi l'impasto tenderà a rompersi, quindi lavoratelo per bene con le mani. Dopodiché lo avvolgete in una pellicola trasparente e lo lasciamo riposare in frigo per un'oretta. Ritagliamo dal nostro impasto dei pezzettini di impasto grandi più o meno quanto una noce e gli diamo la forma che più ci piace. Io ho scelto questa, come i biscotti che si comprano al supermercato, quelli del mulino bianco. Li disponiamo su una placca da forno con della carta forno e preriscaldiamo il forno a 170 gradi. Inforniamo i nostri bellissimi biscotti di grano saraceno a 170 gradi per 15-18 minuti. Teneteli sotto controllo, dipende dallo spessore che avete scelto per i vostri biscotti. Ed ecco i nostri biscotti da inzuppo di grano saraceno e gocce di cioccolato. Sono buonissimi, molto più buoni di quelli che si comprano al supermercato, ve lo assicuro. Spero che la mia videoricetta vi sia piaciuta e che la proverete. Come al solito, noi ci vediamo e vi aspetto alla prossima!